E dove andate? Non lo so, non abbiamo ancora deciso. Forse in Africa. Minchia, in Africa? Mi portate con voi, mi ci porti? Non credo. Il cinema è deserto, che sensazione provi? Ma guarda, se me lo domandavi quando ero giovane, era una bella sensazione, perché io andavo proprio il lunedì alle 4 al primo spettacolo, nella speranza che il cinema fosse vuoto per potermi godere il film a sala vuota. Adesso preferirei che fosse pieno. Marco Cocci, attore nel cast del film L'ultimo bacio di Gabriele Muccino, uscito nel 2001. Sono passati 20 anni dall'ultimo bacio. Hai cambiato anche look, vedo. Sì, adesso mi metto la mascherina. Adesso vado in giro con la mascherina perché mi piace. Oltre alla mascherina, anche i capelli, no? Sì, ho cominciato a lavarli. È una cosa incredibile anche questa, sì. Alla nostra! A quello che siamo stati, a quello che saremo! A quello che non saremo! A quello che non saremo! E a quella stronza che possa pagarla tutta! E a tutte quelle stronze che ci hanno messo le corna! Ultimamente tu hai girato un film, è il film di... Di Tommaso Paradiso, con Barbara Ronchi, e sì, adesso... I film si girano? I film si girano e non si sa quando usciranno nelle sale e se usciranno nelle sale. Sale cinematografiche chiuse significa perdite di fatturato per gli esercenti. Quanti soldi hanno perso finora? In 14 mesi dall'inizio quindi della pandemia, marzo 2020, siamo già arrivati a 110 milioni di spettatori perduti per un fatturato di box office di oltre 700 milioni. Se a questo aggiungiamo anche le perdite di indotto, quindi le aree concession piuttosto che altro, aggiungiamo quasi la cifra di 1 miliardo di euro persi dal settore sale cinematografiche. Bravo ragazzo di Posillipo! Prima allievo, ora sei diventato maestro! Ma che ci fai qua? Fatti abbracciare! Abbiamo sentito anche Vittorio Hamarz Vasfi, attore di teatro, cinema e fiction televisive, molto amato dal pubblico per il suo personaggio in Un posto al sole. Esistono i costumisti, esistono i tecnici delle luci, il fonico, sono tutte quelle figure fondamentali che sono sempre nascosti, nessuno dice bravi, complimenti, ma in questo momento anche loro hanno subito un danno enorme. Quindi quando si parla della riapertura, bisognerebbe riaprire ma pensare come si possono coinvolgere tutte queste figure professionali con pronti via. Non è così facile. E soprattutto il danno che hanno subito in un anno, come fanno a recuperarlo con una semplice riapertura? Dal cinema alla musica. Marco Cocci, oltre ad essere attore, è anche musicista. Nel 2010 è anche duettato con Irene Grandi al Festival di Sanremo. Sì, ho iniziato musicista, continuerò come musicista, come cantante, perché non posso proprio farne a meno. Io andrò a suonare. Quindi su questo non hai dubbi, tu la prossima estate io suonerai. Suono. No, io sei suono. Guarda, più volentieri prendo, io ho tutto quello che serve per poter suonare come un busker per strada. Più volentieri io prendo e me ne vado a suonare per strada.